succedeva sempre che a un certo punto uno alzava la testa e la vedeva. È una cosa difficile da capire, voglio dire, ci stavamo in più di 1000 su quella nave, tra ricconi in viaggio, emigranti, gente strana e noi. Eppure c'era sempre uno solo, uno, che per primo la vedeva. Magari era lì che stava mangiando o passeggiando semplicemente sul ponte, magari era lì che si stava aggiustando i pantaloni, alzava la testa un attimo, buttava un occhio verso il mare e la vedeva. Allora si fermava lì, dov'era, gli partiva il cuore a 1000 e tutte le maledette volte, giuro, sempre si girava verso di noi, verso la nave, verso tutti e gridava: l'America! E poi rimaneva lì, immobile, così, con la faccia di uno che avrebbe dovuto entrare in una fotografia, con la faccia di uno che l'ha fatta lui, l'America, così. La sera, dopo il lavoro, le domeniche, si era fatto aiutare dal cognato, curatore, brava persona, prima avevano in mente qualcosa incompensato, poi gli ha preso un po' la mano e ha fatto l'America. Quello che per primo vede l'America. E su ogni nave ce n'è uno. E non bisogna pensare che siano cose che succedano per caso quelle, no? E nemmeno per una questione di diottrie. È il destino, quello. Quello. E gente che da sempre ci aveva già quell'istante stampato nella vita. E quando erano bambini, e tu andavi lì e li guardavi negli occhi, se guardavi bene, già la vedevi, l'America. Pronta, lì, a scattare, dai nervi, dalle butelle, poi il sangue, il cervello, e fino a quel grido nella lingua: America!